Allora, che cosa vuole che faccia? Soltanto che vada laggiù a dare un'occhiata. Devo pensarci su. Adesso, vuole andarsene e lasciarmi lavorare? Elaine, ma come hai potuto andare in quel posto orrendo? Cos'altro potevo fare? Non c'era altra soluzione. È così importante per te da spingerti a rischiare la vita? Devo provare che non sono pazza. Ma nessuno pensa che tu lo sia. Devo provarlo a me stessa. E adesso so che non lo sono. Ho trovato gli stivali, ho trovato l'uomo, troverò anche il piano con i lumi a gas. Vorrei che potessi vederti. Che cos'ho? Sei così esaltata. Ma certo che lo sono, questa è una magnifica storia da scrivere. Credevo che fossi qui per scrivere un articolo su quest'albergo. Stai scherzando? E chi ha più voglia di parlare di menù adesso? È sempre meno rischioso che frequentare i bassi fondi. Alan, perché stai cercando di fermarmi? Perché tengo a te. Signorina Kalischer, prego, una chiamata per me. Grazie. Pronto? Sono il sergente Madden. Sì? Sono andato a vedere. Ha trovato i vestiti? Oh, certo. Avevo ragione. Mi dico una cosa, ma lei ha guardato bene quella roba? Certamente. Intendo dire fuori, in piena luce. Beh, no, perché? È roba da buttare. Che significa? È senza valore. Roba rovinata, tutta bruciacchiata. Bruciacchiata? Già. Adesso una cosa è certa. Che sta seguendo una traccia sbagliata. Nessuno ucciderebbe per del cerpame senza valore. Grazie, arrivederci. Beh, forse hai ragione tu. Cosa vuoi dire? È meglio che mi interessi di meno. Era la polizia al telefono? Mm-hmm. Non ha trovato niente. Accidenti, gli stivali erano in quest'albergo, io li ho visti. E probabilmente anche i vestiti. Ma quel barbone dove avrebbe trovato quella roba bruciacchiata? Non lo so. Forse nell'inceneritore. Accidenti. È troppo rovinato. Giovanotto, cosa diavolo stai facendo? Non lo vedi, bevo. Non ti conviene fare lo spiritoso con me? Perché? Perché potrei anche darti una mano. Ma va, sparisci. Da quando non fai un pasto decente? A te che te ne frega. Insomma, vuoi mangiare qualcosa o no? E che cosa vuoi in cambio? Non ho voglia di stare a supplicarti tutta la notte. Scusi, ha visto passare Letty Gordon? Io non l'ho vista. Qualcuno ha visto Letty? Nessuno ha visto Letty? Mi dispiace. Grazie. Non dovevi darmi qualcosa da mangiare? Sì, adesso te la do. Dove stiamo andando? Andiamo di sopra. Non mi piace questa storia.
diavolo sia? Ehi, aspetta! Brutta puttana! Razza di posta è questo? Ha bisogno di qualcosa, signorina? Ha visto passare un uomo, un vagabondo, magro, con un impermeabile. Ah, sì, certo, ne passano tanti qua davanti tutto il giorno. No, io dico uscito dall'hotel. Non permettiamo a tipi del genere di entrare nell'albergo. Forse da un'uscita di servizio. Anche da lì è impossibile, qualcuno l'avrebbe visto. C'è qualcosa che non va? Non lo so. Sì? Sì. Va bene. Eventualmente la richiamo io. Arrivederci. Signorina, mi serve il suo aiuto. Cosa è successo? Ho visto l'uomo con gli stivali. Ne è sicura? Dove? Qui. Qui nell'albergo? La sua collega l'ha fatto entrare dal retro. E per quale ragione? Non ne ho idea. Credo che sia ancora qui. Venga con me. Allora ridammi $50 che ti ho prestato. E tu ripagami i danni che hai fatto alla mia macchina. Ma quello non è stato un incidente, non era colpa mia. Lei? Sì? Ti devo parlare? Adesso ho da fare. Hai fatto entrare qualcuno? Sì, io faccio entrare un sacco di gente. Quelli del servizio lavanderia e il ragazzo che porta i fiori. No, io sto parlando di uno straccione, un vagabondo. Ma non hai niente di meglio da fare. Letty, lo sai cosa pensa il signor Rogas di quella gentaglia. Senti, qui non è entrato nessuno straccione. Non è vero. L'ho vista io. L'ha fatto entrare dalla porta di servizio sul retro. Carina, io non so di cosa stia parlando, ma non deve dimenticare che sono una persona che lavora da molto tempo in questo posto. Bene, vedo che non hai intenzione di parlarne con noi. Mi dispiace, vado ad informare il signor Rogas. Dove lo ha portato? Insiste con questa storia. Adesso può parlare, siamo soli. L'ho portato a mangiare qualcosa. Dove? Che importanza ha dove? Per me ha importanza. L'ho portato nella dispensa. Non è vero. Non siete andati in quella direzione. L'ha portato nell'ascensore, vero? Ma dove vuole arrivare? Vuole mettermi nei guai. Quel poveretto stava mangiando gli avanzi della spazzatura. Cosa avrebbe fatto lei? Ma santo Dio! Una non può neanche fare una buona azione e che subito c'è qualcun altro che gli crea dei problemi. Dove porta quell'ascensore?